Sharon Rametta è una giovane studentessa alcamese della Boccone, studia economia aziendale e management. In questo momento, con altri colleghi, sta portando avanti ad Alcamo un progetto di natura economica. Ebbene, qual è lo scopo di questo progetto e di che cosa vi state occupando? Allora, il nome del progetto è Amazon Campus Challenge ed è un progetto che è stato avviato da Amazon nel 2017 in Francia, mentre questa è la seconda edizione italiana. Ne siamo venuti a conoscenza perché l'università, tramite l'agenda dello studente, ci aggiorna periodicamente su questi progetti che sono promossi da aziende nazionali o internazionali. E in cosa consiste? Il progetto consiste nella ricerca di una piccola media impresa da lanciare sulla piattaforma Amazon, e così da poter promuovere i loro prodotti anche all'estero, e per noi studenti ovviamente è un modo per poter mettere in pratica i contenuti e le conoscenze apprese durante il percorso accademico. Come è formata la vostra equipe e se ad Alcamo state operando in una azienda specifica? Sì, allora, il mio team è composto da me, che studio economia aziendale e management in Bocconi, sono al terzo anno, sono una laureanda, e da Nicola Ruggio di Cagliari, anche lui studia economia aziendale e management in italiano, da Arianna Brancaleoni di Rimini e Martino Mandelli di Monza, che studiano economics and management in inglese, e Vittoria Pinato di Padova, che studia design della comunicazione al Politecnico Tecnico di Milano. E ad Alcamo di che cosa vi state occupando? Sì, allora l'azienda da noi scelta è l'antico Frantoio Vallone, è un'azienda produttrice di olio dal 1904. Io ho conosciuto questa azienda lo scorso anno perché ho effettuato uno stage presso la loro struttura. Sono rimasta colpita dal loro modus operandi, dall'importanza data alla qualità del prodotto e all'etica aziendale, per cui abbiamo visto un forte potenziale in questa azienda, così da poter lanciare i loro prodotti su Amazon e anche portare la tradizione siciliana all'estero. A che punto è il lancio di questo prodotto? Allora, noi la scorsa settimana siamo appunto approdati sulla piattaforma Amazon con i nostri prodotti e la challenge finirà il 31 maggio 2021 e durante questo periodo appunto venderemo 5 dei prodotti dell'azienda su Amazon, sia in Italia che al momento in Francia e in Germania. E quali sono i vantaggi finali per questa azienda? Allora, sicuramente per l'impresa i due vantaggi principali sono quelli di poter portare i loro prodotti nei mercati internazionali e anche di poter usufruire delle capacità e delle competenze di studenti, così da poter sviluppare una vera e propria strategia di e-commerce. Questa è la prima iniziativa che portate avanti qua ad Alcamo, ma avete altri progetti? Allora, al momento con realtà alcamesi non abbiamo altri progetti. Sicuramente se nel futuro l'università dovesse proporre altri progetti del genere, sarà mio interesse portare appunto e proporre delle aziende locali, delle realtà siciliane, perché fa sempre piacere ovviamente poter dare spazio anche alle nostre realtà.